Già da una settimana è attiva l'isola ecologica, abbiamo di fatto cominciato la raccolta differenziata sia per quanto riguarda il porta a porta con tutti i commercianti, abbiamo installato gli sgarrabbi per la frazione secca, abbiamo dato con un'ordinanza gli orari per poter conferire anche ai singoli cittadini tutti i giorni l'umido, cioè l'organico e gli ingombranti. Diciamo, siamo a pieno regime, in pochi giorni, in poche settimane abbiamo scardinato un sistema fermo da 10 anni, da almeno 10 anni, ma tutto ciò capita in un periodo in cui lato rifiuti è quasi, diciamo, in dissoluzione, in disfacimento, e questo ci crea dei problemi enormi, perché nonostante io personalmente, come sindaco e come assessore all'ambiente, mi adopero giorno e notte per risolvere i problemi per i pagamenti agli operai, gli operai sono in sciopero, e nonostante siamo in emergenza con l'articolo 191 e abbiamo assegnati gli operai del lato, mentre potremmo ricorrere anche a ditte esterne, pur di assicurare il servizio, ci troviamo su 4 operai invece di 13 operai, e questo ci crea dei disservizi enormi e delle situazioni paradossali. Nonostante tutto è cominciato oggi un boicottaggio strano, quello che non abbiamo trovato le chiavi di due gasoloni, e abbiamo dovuto denunciare all'autorità giudiziaria questo fatto completamente incredibile rispetto a una situazione di civiltà. Noi ci auguriamo che questo sia un caso isolato, perché veramente non esiste che dobbiamo fare la raccolta differenziata con la scorta della Polizia Municipale e dei Carabinieri. Isola delle Femmine deve diventare un paese civile, e noi ci batteremo fino all'ultimo perché ciò possa avvenire.